Ben ritrovati per Focus Attualità, le belle immagini della Sila che avete visto in copertina grazie a Destinazione Sila ci proiettano in quello che è un patrimonio nostro calabrese e che vogliamo oggi conoscere meglio al di là di cliché insomma consolidati e vogliamo conoscerla in una maniera anche diversa, cioè dando voce a chi su quel territorio bellissimo, su quel territorio da vivere, come abbiamo titolato, ha deciso di lavorare, ha deciso di valorizzare i nostri boschi, ha deciso di valorizzare, ripeto, quella risorsa immensa che si chiama Sila, quella risorsa che i viaggiatori provenienti da altri paesi e non soltanto oggi, penso già a Norman Douglas, per citare forse il libro più conosciuto della Sila, nel suo Old Calabria ha descritto questo nostro altipiano come una delle bellezze mondiali da vedere, da attraversare, da conoscere, da, ripeto, vivere. Grazie per essere con noi a Daniele Donnici, presidente di Destinazione Sila. Che cos'è Destinazione Sila? Sarà lui a spiegarcelo, perché la Sila ha deciso di lavorare insieme e questo non può che essere una buona notizia, perché solo insieme si raggiungono dei risultati. L'antico adagio dice l'unione fa la forza e mai come in questo momento, mai come in questo caso, insomma, è verità. Grazie a William Lo Celso, lui è un imprenditore, punto di riferimento è l'Hotel Tasso a Camigliatello, vicepresidente della Proloco di Camigliatello, ma anche vicepresidente di Destinazione Sila. Grazie a Simona Lo Bianco, lei è responsabile del FAI Riserva Giganti della Sila, Croce di Magara. Tra l'altro, prima di parlare con lei e tra poco vi faremo vedere delle immagini spettacolari, perché ripeto, dobbiamo conoscerla la Sila, dobbiamo imparare ad amarla e quindi le immagini in questo ci aiutano. Allora, facciamo un passo indietro. Presidente Donnici, dicevamo Destinazione Sila, tanti imprenditori che fanno rete in un momento tra l'altro particolare, quale quello della pandemia. Le chiedo, chiaramente la vostra esperienza è partita prima del coronavirus, però adesso vi siete ritrovati a fronteggiare, così come noi tutti, questo blocco delle persone, del turismo, no? Questa solitudine a cui il virus ci costringe. Stare insieme è valore aggiunto, e perché? Sì, Rosalba, grazie per l'invito, per questa opportunità. Sicuramente un valore aggiunto. Destinazione Sila è una rete di imprese che nasce per la voglia e la determinazione di un gruppo di imprenditori dell'altopiano della Sila di lavorare per costruire un'immagine e un'identità forte, una destinazione turistica ben organizzata, unica, unitaria e sostenibile. Ha deciso di farlo in stretta sinergia con tutte le istituzioni pubbliche, quindi in primis con l'ente Parco Nazionale della Sila, con tutti i comuni del comprensorio, con il Gal Sila, con le Proloco, con le altre aziende del comparto agroalimentare, ricordo il consorzio della patata, la rete degli agriturismi, quindi un lavoro di squadra per mettere al centro l'importanza della vocazione turistica di questo territorio e provare a svilupparla con un approccio nuovo, integrato, con un grande lavoro di squadra, perché occorre soprattutto comunicare all'esterno, a tutto quello che può essere il mercato potenziale di questo territorio, anche le esperienze, tutto il benessere che in Sila si può trovare grazie all'impegno di tanti operatori che con passione, professionalità e competenza ogni giorno cercano di migliorare la propria attività ricettiva o l'attività di servizi turistici. Forse uno dei vulnus, no, di questo territorio è il fatto che, come dici tu, ci sono tante attività, ci sono davvero tantissimi stimoli, no? Chi ci vive li conosce, però in realtà chi arriva da fuori deve imparare a viverli, perché forse insomma, il problema è una comunicazione che finora non c'è stata, per cui l'immagine che si ha della Sila e la passeggiata nel bosco, e non è solo quello. Sì, infatti, proprio così. Il lavoro appunto di una destinazione è di mettere a fuoco quelli che sono i principali attrattori e poi comunicarli in maniera costante, qualificata, professionale, con una forte presenza sul web e sui social network, che oggi sono la porta di accesso per arrivare a qualsiasi destinazione turistica. Quindi un lavoro di comunicazione. Noi siamo convinti che non è sufficiente mettere insieme le forze, ma occorre avere anche una progettualità e individuare anche quelle che sono le carenze dal punto di vista organizzativo e anche della comunicazione, e in questo senso ci stiamo muovendo. E quindi la seconda parte della domanda, che cosa stiamo facendo anche in questo periodo di pandemia, di crisi, di stop forzato? Stiamo cercando di utilizzare al meglio questo tempo. L'esempio che facciamo spesso quando lavoriamo tra di noi è che se volessimo ristrutturare un ristorante mentre ci sono i clienti dentro sarebbe quasi impossibile. Oggi questo stop forzato ci dà la possibilità di avere maggiore tempo a disposizione per colmare questi gap, per migliorare l'immagine, per creare questo brand unico e identitario. Stiamo lavorando per costruire dei prodotti che siano ben riconoscibili, prodotti intesi come quelle esperienze da vivere. E questa situazione pandemica restituisce anche una nuova domanda di turismo. Le persone sempre di più sono alla ricerca di luoghi tranquilli, di luoghi a contatto con la natura. Noi abbiamo questo grande patrimonio naturalistico. D'altronde, Daniele, voi avete già fatto una prova, no, di turismo in tempi di pandemia lo scorso autunno, cioè noi veniamo comunque da un anno in cui il virus ha condizionato le vacanze, e la Sila ha avuto un certo tipo di risposta, è stata una risposta importante, cioè la gente è arrivata in Sila, ciò significa che ha riconosciuto l'altopiano come il luogo intanto all'aperto, intanto a contatto con la natura, intanto dove è possibile stare distanziati, quindi come luogo sicuro, e poi magari ha scoperto la bellezza e il poter fruire dei tanti servizi che non conosceva. Sì, infatti è un'esperienza già vissuta lo scorso anno. Al termine del primo lockdown c'era tanta incertezza. Poi da metà giugno in poi la situazione è andata rapidamente a migliorare e luglio si è partiti un po' a rilento, ma da metà luglio fino a metà ottobre la Sila ha registrato un boom di presenze veramente straordinario, e tra l'altro sono emersi dei dati e dei trend molto significativi, perché c'è da dire anche che l'esperienza di una rete di imprese permette anche di fare delle osservazioni e delle analisi più puntuali. Noi abbiamo avuto un allungamento della stagionalità, perché settembre di solito era un mese di forte calo di presenza, invece si è confermato. Abbiamo avuto un aumento della permanenza media, che questo è un dato molto, molto importante, molto rilevante per le strutture turistiche, per le strutture ricettive, ma abbiamo avuto anche presenze da territori che solitamente non si riversavano sull'altopiano silano, quindi anche dal centro-nord Italia. Numerose sono state le presenze, e la cosa che ci ha gratificato di più è anche il consenso che l'offerta turistica ha riscontrato in termini di recensioni, in termini di commenti, di migliaia di interazioni che abbiamo registrato. Certo. William Lo Celso, intanto confermi questi numeri, e poi ti chiedo, domenica scorsa, no, che è stata un po' la domenica chiave la domenica, forse della prova, la domenica dell'attesa, perché poi la sera il governo ha deciso di non riaprire gli impianti da sci. Che domenica è stata per il turismo tra San Valentino appunto e questa attesa degli impianti che se tutto fosse andato bene, insomma, avrebbero riaperto il giorno dopo, lunedì, così non è stato, però ecco, quanto ha inciso sulle presenze? Beh, la richiesta era tanta, l'aspettativa era tanta, questa voglia di tutti di poter andare a giocare sulla neve, portare le proprie famiglie. Ovviamente in qualche senso un po' ce lo aspettavamo, perché voglio dire, le condizioni intorno a noi lasciavano presumere che questo avvenisse. È stata comunque un sabato e una domenica che è tornata una piccola normalità. Abbiamo visto che comunque il potenziale del nostro territorio c'è, e quindi laddove si dovesse immediatamente realizzare la possibilità, il territorio è pronto ad accogliere, era pronto in tutte le sue condizioni. Quindi insomma lo abbiamo vissuto come una piccola sorta di normalità. Confermo anche rispetto a quello che diceva prima, i numeri di cui parlava il presidente Donnici, nel periodo estivo veramente la Sila ha risposto in modo veramente straordinario, i nostri numeri erano da non credersi. Continuavamo siamo partiti diciamo lentamente da giugno, ma poi luglio, agosto e addirittura settembre sono stati dei numeri straordinari. Forse, anzi, certamente legato anche a questa estrema necessità di vivere un territorio che comunque offre benessere, il vero benessere, quando si scopre la qualità della nostra aria, la nostra vegetazione. Lei citava Norman Douglas. Beh, Norman Douglas prima di tutto ha esaltato esattamente quelle che erano le condizioni della nostra vegetazione, dei nostri ruscelli, delle nostre acque, e quindi si aveva veramente la necessità, e spero si avrà anche per il futuro, questa necessità di avere un territorio puro, limpido. Poi in particolare in questo aspetto la nostra rete, mi permetto di aggiungere, sta partecipando al cammino della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Questo certamente sarà un valore aggiunto nel momento della riapertura. C'è un po' di delusione, perché insomma gli impianti poi sono rimasti chiusi, noi crediamo che la salute abbia la priorità, quindi non contestiamo assolutamente questa scelta, però un po' di delusione perché voi eravate pronti, perché comunque la decisione è arrivata a poche ore dalla prevista apertura, perché probabilmente eravate anche già pronti con i turisti, quindi avevate sostenuto delle spese. Insomma, la delusione c'è stata, c'è, e poi tutto questo significa anche per un'azienda come la sua, ma per tutte le aziende del territorio, significa segni meno in bilancio, no? Sì, certamente saranno dei segni abbastanza negativi per tutte le nostre strutture, però in questo caso, permetto di esprimere un parere del tutto personale, ovviamente non è facile scindere la funzione di imprenditore, il quale è lì pronto come a partire, come i cavalli al palo di Sena, no? Siamo tutti lì pronti per partire, però poi subentrano dei fattori umani. Lei deve tenere conto che per far partire delle strutture come le nostre c'è la necessità di coinvolgere il personale, quindi tante cose che sono comunque un senso di responsabilità importante, per cui è vero, la delusione è tanta, ma diciamo, non possiamo prenderla come qualcosa che ci scoraggia. Il nostro ruolo di imprenditore ci impone di essere uomini, e uomini con gli attributi, quindi dobbiamo essere forti, sopportare quello che sta avvenendo, perché poi alla fine non è che dipende esclusivamente dalle scelte, diciamo, di chi ci governa. Alcune volte sono delle scelte che sono necessarie, allora gli uomini devono essere abituati ad affrontarle in tutta la loro responsabilità e trarre beneficio da quello che avviene. Come diceva il presidente Donnici, il tempo che stiamo sacrificando alle nostre attività ci servirà intanto per la formazione, perché è fondamentale. Lei non deve dimenticare che noi dal punto di vista professionale partivamo in qualche modo con un gap rispetto alle altre località, diciamo, di montagna, quindi per noi in qualche modo, se proprio vogliamo dirle tra virgolette, in qualche modo è un beneficio che ci può consentire, per chi ne abbia voglia, di recuperare questo gap che avevamo sotto la forma di formazione, di professionalità, e quindi di avvicinarci a questi mondi in un modo più corretto. Quindi togliamo quello che è la parte negativa di questi incassi che speriamo in qualche modo avremo ristorati, ma traiamo il beneficio di occupare questo nostro tempo per la formazione e per creare un'offerta che in qualche modo sarà competitiva per il futuro. No, mi piace molto questa prospettiva, no? Di trasformare le difficoltà in opportunità. Non sempre accade sul nostro territorio e quando accade significa che abbiamo davvero fatto dei passi in avanti e li registro con piacere. Quindi mi pare di capire che voi stiate insomma programmando la prossima stagione. Simona Lo Bianco, prima però di parlare con lei voglio far vedere delle immagini che noi abbiamo come dire, cercato proprio sul sito del FAI per far vedere ai tanti, anche a chi ci segue non solo in TV, sul nostro canale 10, ma anche sui social, quindi in tutto il mondo vogliamo far vedere la riserva Giganti della Sila, cosa sono i Giganti della Sila e perché hanno tanta fortuna, tanto successo con lei. Poi dopo aver visto queste immagini parliamo del boom di visitatori che avete registrato proprio l'estate scorsa e che le TV nazionali si sono interessate proprio per questi numeri importanti. Allora Luca Chito in regia può inviare le immagini, poi dopo parliamo con Simona. Vista da vicino la Calabria non è come te l'aspetti. Quando si sale da Cosenza e ci si addentra nella Sila Grande, super i tornanti fino all'altipiano più grande d'Europa, con i laghetti blu e le distese di pini, sembra il Canada o la Svizzera. Passi perfino davanti all'hotel Edelweiss, mangi funghi porcini e c'è un parco nazionale che arriva quasi a 2000 metri che è un vanto dell'Italia nel mondo. Nel parco nazionale c'è una riserva, affidata al FAI dal 2016, i Giganti di Fallistro. 5 ettari di paesaggio autentico della Sila, che viene dal latino silva, che significa bosco. La riserva, infatti, è un bosco che custodisce 58 pini larici, alcuni di oltre 350 anni, alti fino a 45 metri, ed ecco perché si chiamano i giganti. È una riserva biogenetica, dove si proteggono specie autoctone a rischio di estinzione, come i giganteschi pini. È un residuo del paesaggio autentico della Sila, che è sopravvissuto al disboscamento. Lungo i sentieri ci si sente in un safari, in una specie di parco preistorico, dove i tronchi caduti sembrano dinosauri e la natura appare sproporzionata, gigantesca appunto. Sorprende, dà le vertigini, risuona di frusci, strepiti, il bosco respira, vive e pare perfino che due alberi si abbraccino. Ci si sente un po' estranei, alieni in questa natura selvaggia. Vi dico subito che il filmato è molto più lungo, noi per esigenze televisive lo abbiamo reso più fruibile per poter parlare con i nostri ospiti e quindi abbiamo effettuato dei tagli e ringrazio Luca Chito per averlo montato. Simona Lo Bianco, allora le abbiamo viste queste immagini spettacolari. Le chiedo la reazione dei tanti turisti che arrivano nella riserva di Fallistro dinanzi ai giganti, a queste meraviglie della natura che, ribadisco, ho visto colleghi conduttori di televisioni nazionali rimanere senza fiato dinanzi a queste meraviglie della natura che sono davvero da vedere, da ammirare e da far conoscere, perché l'obiettivo è sempre quello, cioè parlare e narrare una Calabria che è altra, perché spesso noi ci soffermiamo solo su ciò che non è bello in Calabria, solo su ciò che magari fa parte della cronaca e tutto il resto lo dimentichiamo. Vogliamo un po' ribaltare, ribaltare questa visione e far venire fuori una Calabria che lavora, una Calabria che ha tanto da offrire. Quindi torniamo alla domanda. Che cosa i visitatori, qual è l'emozione che vivono dinanzi a queste che sono davvero delle meraviglie della natura? Sì, Grazie Rosalba, in effetti la sensazione che registriamo dei visitatori quando vengono a visitare la Sila, in modo particolare i giganti della Sila, è un'emozione di stupore e di meraviglia, perché appunto non si immaginano di vedere questi giganti naturali, questi monumenti unici al mondo. Lo diceva prima anche il filmato, la Sila è il vanto dell'Italia nel mondo, proprio perché all'interno di questo contesto è possibile osservare dei paesaggi unici e diversi, no? Da quelli che si possono vedere altrove, ed è quello che dobbiamo fare noi, quindi raccontare, lo diceva anche lei, valorizzare il più possibile queste risorse che abbiamo all'interno del nostro altipiano, come appunto i giganti della Sila, che sono alberi plurisecolari molto importanti, perché raccontano non solo una natura mozzafiato ma anche una storia incredibile, e sono alberi peraltro monumentali, cioè sono iscritti come tali all'interno della lista nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, che su di essi impone un regime di tutela e di salvaguardia importantissimo, per cui i giganti della Sila vanno assolutamente tutelati, salvaguardati, ma vanno appunto anche raccontati, raccontare quindi la storia di un intero altipiano silano che, come diceva lei, come diceva anche il vicepresidente Lo Celso, è stato esaltato benissimo anche da Norman Douglas, ma in realtà risale diciamo a una storia anzi antichissima. Anche Virgilio, per esempio, prendendo un autore latino-romano, ne parlava delle bellezze paesaggistiche silane, anche Dante, e così potremmo andare insomma a lungo. Questo per dimostrare di come le risorse che sono presenti all'interno del nostro altipiano sono assolutamente importantissime dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista appunto storico-paesaggistico, e quindi il lavoro che noi cerchiamo di fare anche grazie alla rete Destinazione Sila proprio quello di valorizzarle nel migliore dei modi. Lo dicevate anche prima, l'altipiano silano ha registrato un boom di turisti quasi inaspettato, perché in effetti ci siamo ritrovati l'anno scorso davanti ad uno scenario imprevisto, però da questo noi abbiamo avuto la possibilità di imparare una lezione importantissima, e cioè riuscire a gestire in qualche modo l'imprevisto e il rischio, e cercare di utilizzare i tempi morti, come dicevano appunto i miei colleghi, attraverso attività di formazione ma anche di comunicazione. Ecco che per esempio abbiamo... Simona, ti fermo un attimo perché ho due domande molto pratiche, sì, no? Per chi ci sta seguendo. Ci sono delle guide chiaramente, no? Che possono accompagnare i visitatori, sì, nella riserva, e poi ancora mi dici il numero preciso dei visitatori dello scorso anno? Assolutamente. Lo dico con molto entusiasmo, come dicevamo appunto la Sila ha registrato un boom, in modo particolare ai giganti abbiamo avuto circa 30.000 visitatori. Nello specifico posso anche aggiungere che è stato registrato un aumento del 35% rispetto al 2019, ma soprattutto è stato il bene del FAI più visitato a livello nazionale, quindi tra tutti i beni presenti in Italia i giganti della Sila nel Parco Nazionale della Sila sono stati quelli più visitati. Certo, mi piace proprio l'entusiasmo, no? Che mettete nel valorizzare il territorio, e che credo che sia l'ingrediente principale poi per amarlo e farlo amare questo territorio. William Lo Celso, lei è anche vicepresidenta della Proloco, il ruolo delle associazioni e della Proloco per la valorizzazione della Sila? Beh, il nostro ruolo è fondamentale, perché ancora oggi, per quanto possano nascere tantissime iniziative e attività, le Proloco restano il punto fermo, il punto che l'ospite cerca appena arriva su una località. Il lavoro che noi abbiamo fatto, anzi porgo il saluto del presidente Eugenio Celestino che purtroppo oggi non poteva essere con noi, diciamo il nostro ruolo è stato innanzitutto quello di, anche in questo caso, di essere prima di tutto noi dei conoscitori del territorio e di intendere come territorio la Sila. Lei sa che la Sila si estende su, il Parco Nazionale si estende su 74.000 ettari, quindi il lavoro è stato importante, quello di conoscere, di saper presentare, di saper raccontare riconoscendo quello che può essere l'interesse di ognuno che viene a visitare la Proloco, perché immaginerà bene che ci saranno persone che hanno più una propensione per le attività, diciamo, di outdoor, chi è più attivo, chi invece vive in famiglia, chi vuole solo una piccola esperienza di relax o chi invece ama la cultura. Quindi raccogliere tutti quelli che sono i nostri punti di forza. Ricordo una per tutte l'abbazia Florenze di Gioacchino da Fiore, voglio dire i borghi come Longobucco dove ci sono le esperienze da vivere percorrendo le strade del Brigante Palma. Ecco, il nostro è stato un lavoro fondamentale che si è unito grazie alla rete, riempendolo di contenuti in modo da poter essere sempre pronti a individuare l'esigenza dell'ospite e proporre ciò che era più di suo interesse. Certo, insomma, degli itinerari davvero da scoprire, da percorrere, per tornare con un'esperienza di vissuto e soprattutto un'esperienza nuova, no? Di storie antiche riscoperte, perché le atmosfere si vivono ancora in Sila, dove tutto è rimasto intatto. Intanto noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità. Volevo ringraziare William Lo Celso per essere stato con noi e Simona Lo Bianco, augurarvi tantissimi in bocca al lupo, magari ci vedremo in Sila con tanti turisti quest'estate, perché siccome la Sila è considerata e percepita come safe, come sicura, saranno in tanti ad arrivare. Grazie, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Focus Attualità, ve lo ricordo, ci stiamo occupando della Sila come destinazione, non a caso il consorzio di imprese che ha deciso di valorizzare, di far fare all'altopiano il salto di qualità, si chiama Destinazione Sila. Nella prima parte vi abbiamo mostrato le bellezze mozzafiato della Sila. Oggi, o meglio, in questa seconda parte invece ci occupiamo dei servizi, no? dell'enogastronomia, perché la Sila non è solo paesaggio, ma è tanto altro. Le esperienze si intendono non solo come esperienze visive, ma esperienze di gusto, esperienze di avventura. Quindi, seconda parte, è rimasto con noi il presidente di Destinazione Sila, Daniele Donnici, e con noi la ringraziamo Denise Miglietti, lei è un'imprenditrice, la Tavernetta dirà, questo nome sarà per tanti molto familiare perché è un punto di riferimento per chi arriva a Camigliatello Silano. Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie a Francesco Lico, lui si occupa di servizi turistici, è un giovane che ha deciso di restare in Calabria, di restare in Sila e di offrire, da ragazzo ha pensato a quello che può essere il divertimento per chi arriva in Sila, una pista bob, il campo di scuola sci, il battello elettrico sul lago, tra l'altro abbiamo fatto tanti, l'esperienza del battello che vi consiglio ed è straordinaria. Daniele, ripartiamo da te, ti chiedo, insomma, la Sila, dicevamo, è un percorso, è un'esperienza da vivere e da scoprire a 360 gradi. Ci sono delle peculiarità che non si trovano altrove, dei sapori che non si trovano altrove e anche sul fronte del divertimento, insomma, i servizi turistici che finora mancavano, fino a poco tempo fa mancavano, vi state dotando della serie chi arriva in Sila può dire ho fatto un'esperienza davvero completa, no? Sì, siamo partiti proprio dalla consapevolezza che tanti servizi c'erano, ci sono e altri ne nascono. Vorrei ricordare anche per esempio un grande attrattore che è il treno storico a vapore della Sila, che è molto richiesto, tanti parchi avventura, ma anche i percorsi appunto del gusto, del benessere che possiamo trovare in diverse località, in diverse strutture. Occorreva metterli a sistema, farli rintracciare facilmente sul web anche prima di arrivare. Quindi da qualche anno finalmente i turisti anche prima di arrivare sanno esattamente cosa fare il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, perché attraverso l'implementazione del nostro sito è possibile anche vedere tutte le esperienze da fare. Daniele, scegliere il giorno. Sì, e questo sono delle indicazioni pratiche che è giusto dare. No, ti chiedo, è stato complicato mettere insieme tutte le realtà? Perché ora si parla di rete con più facilità, però qualche anno fa non era lo stesso, no? L'idea era quella di essere un po' individualisti, l'idea era quella di coltivare il piccolo orticello. Si sono superati questi steccati, erano steccati insomma ideologici, mettiamoli così? Allora, è stato più facile di quanto si possa immaginare. Questo percorso è partito proprio da un'analisi del contesto, di quali erano appunto le criticità. Poi ci siamo andati a formare anche noi, abbiamo fatto delle esperienze di formazione anche fuori, siamo stati in Trentino, abbiamo accolto qui numerosi esperti e consulenti. Il fatto di stare insieme è sicuramente un vantaggio, non presenta nessuna criticità, quindi partendo dall'esperienza che ciascuno di noi ha fatto quando ha fatto esperienza di vacanza, di turismo in un'altra destinazione dove trovava una serie di servizi organizzati, ci ha permesso di individuare la prima esigenza, che era quella appunto di creare questo coordinamento, questo dialogo, questa collaborazione tra operatori della stessa filiera e tra questi e le istituzioni. Questa è stata un po' la chiave di volta, perché senza un'organizzazione turistica territoriale, un coordinamento, è difficile mettere in ordine, mettere a sistema tutti gli elementi che compongono una destinazione turistica. Quindi, avendo individuato questo metodo, è stato un crescendo, sono state sempre maggiori le aziende che hanno contattato Destinazione Sila per collaborare, per entrare a far parte di questo circuito, ed è in continua crescita. Quindi, avendo avuto una visione strategica rispetto alle cose da fare, il resto è stato tanto lavoro, ma fatto con grande armonia e con passione da parte di tutti. Certo, insomma, c'è una visione nuova, lo capiamo, ed è proprio interessante come sperimentazione, anche perché, come dicevi, i risultati in termini di numeri, di presenze ci sono, e questo significa che nonostante la pandemia questo territorio comunque resta appetibile, resta comunque un territorio che desta curiosità nel mondo e le persone arrivano. Volevo capire anche se sono cambiati i luoghi di provenienza dei turisti, ma ne riparliamo tra poco. Denise Miglietti, lei, ripeto, è un'imprenditrice, punto di riferimento per un luogo che molti conoscono, la Tavernetta. Probabilmente il vostro successo è dato dal fatto che puntate proprio su prodotti locali, no? E anche il fatto di decidere di puntare anche su piatti della tradizione è stata proprio una scelta precisa, questa, nel tempo. E adesso, in tempi di pandemia, che cosa è cambiato? La scelta è stata quella di questo territorio meraviglioso, che offre comunque prodotti straordinari che non si possono trovare da nessun'altra parte. È stata la scelta di Pietro all'inizio della sua esperienza, è stata la scelta di Emanuele, nostro figlio, che ormai è alla guida della cucina della Tavernetta, che nonostante le sue continue esperienze in Italia, all'estero, ha deciso di rimanere qui proprio per la peculiarità che questo territorio offre, quindi una cucina tradizionale che però si rifà alla contemporaneità, al presente, alle tecniche. Per cui è importante che questi ragazzi capiscano l'importanza di questo territorio, così come Francesco, così come Emanuele, Antonio Biafora, le persone giovani che hanno amato e amano questo territorio perché hanno delle cose uniche che solo qui si possono trovare. Rispetto alla pandemia, che cosa è cambiato in questo ultimo anno? È cambiato qualcosa, perché i numeri ci dicono il contrario, però... È cambiato anche un modo forse di andare nei posti. Questi posti si sono dovuti rimettere in discussione, tanti posti, e poi la riduzione comunque di tavoli, le prenotazioni obbligatorie, il prendere nota di tutte le persone che arrivano, i dati. Per cui da un lato sì, c'è stato uno shock, però dall'altro ci ha permesso anche di organizzarci al meglio per dare il meglio. Quindi sì, ci sono grandi difficoltà, ma a livello mondiale di questo non si può non tener conto, però penso che ci siamo anche messi in regola, fatto tanto cose che magari prima di cui non eravamo a conoscenza. E tra l'altro quelle sue parole ci testimoniano ancora di più che c'è un pregiudizio, no, verso i calabresi. I calabresi è il lamento calabrese, voi siete invece la dimostrazione che dinanzi ai problemi si reagisce, ci si organizza, ci si affronta, no? Si affronta la difficoltà. È molto bella questo modo di confrontarsi con il presente, perché poi ci consente di guardare al futuro. Francesco Lico, tu sei un giovane, la prima domanda, perché hai deciso di restare e non di andare, no? Perché ci fa piacere questa cosa, sia ben chiaro, però ci incuriosisce anche. Allora, buongiorno a tutti. No, niente, io ho deciso di restare qui insieme a mio fratello perché la Sila ci offre tanto, la Sila ci dà tanto, però finora non è stata mai sfruttata abbastanza. È sempre stata vista come un luogo, sì, bellissimo, ma sempre abbandonato. Noi stiamo cercando di invertire questa tendenza, anche grazie a Destinazione Sila, di far conoscere la nostra Sila, di farla apprezzare al di fuori dei confini regionali. E questa pandemia, è brutto dirlo, ma ci ha dato una grossa opportunità, perché i nostri spazi sono spazi aperti, dove l'area è più pulita d'Europa, quindi abbiamo tante occasioni, tante possibilità di ospitare persone anche da fuori regione e di farle stare bene, di farle stare in luoghi bellissimi, in luoghi dove l'aria è pura, dove si mangia bene, dove si sta bene, dove si dorme bene, perché la montagna, la Sila, la si può vivere tutto l'anno, non solo in inverno, ma anche in estate, in autunno, in primavera. Ogni stagione ha le sue peculiarità, le sue particolarità. Voi lavorate, lo dicevamo, con la pista bob, il campo scuola sci e il battello elettrico tutto l'anno, o avete delle attività che, per esempio, insomma, il campo da sci sicuramente sarà attrezzato soltanto d'inverno? O come riuscite proprio a garantire le attività per tutto l'anno, quindi a far vivere la Sila tutto l'anno? Allora, il campo scuola ovviamente è solamente prettamente invernale perché ha bisogno della neve, quindi non c'è dubbio. Invece la pista bob è aperta tutto l'anno perché è su rotaie, è ecosostenibile perché è elettrica e quindi la si può sfruttare tutto l'anno. Invece il battello elettrico e le bici d'acqua, che è la novità del 2020, la si può sfruttare solamente da primavera fino a ottobre. L'anno scorso ci hanno bloccato, altrimenti anche novembre avremmo potuto navigare, perché il tempo è stato davvero bello. In base comunque alle condizioni climatiche, non è una... Certo. Francesco, ti chiedo un'ultima domanda e poi ti lasciamo andare, ed è questa: voi avete fatto chiaramente un investimento importante, ne valsa la pena, nel senso che la risposta c'è stata, c'è? Allora, all'inizio, come tutti gli investimenti, hai un po' di paura, un po' di timore, però la Sila io credo che sia l'unica via di uscita per questo territorio nostro calabrese, è uno dei pochi territori che ancora può dare tanto e deve dare tanto, perché non è sfruttato proprio niente, è al minimo, ancora siamo all'1% di quello che potremmo fare. Quindi ci vuole tanto lavoro, tanto impegno e tanta volontà, però i risultati poi arrivano. E su queste parole, insomma, che sono le parole di un giovane che sa guardare al futuro e mi pare che vuole costruirlo qui il suo futuro, e te ne ringraziamo. Ci salutiamo con te perché insomma, vorremmo sentire anche un'altra esperienza importante, quella di Antonello Martino con Cammina Sila, che lo contatteremo tra pochissimo. Quindi Daniele, riparto da te, insomma, giovani che ritornano in Sila, che dicono solo l'1% è in realtà sfruttato di questo nostro altopiano. Tu concordi con questa analisi? Sì, sì, la vera forza sono proprio le persone che vivono in questo territorio, che lo amano, sono in gran parte giovani che hanno fatto, come diceva prima pure Denise, esperienze all'estero, hanno titoli di studio elevati, hanno un grande amore per questa nostra montagna straordinaria calabrese, e quindi con loro sicuramente possiamo costruire un pezzo di Calabria che guarda al futuro con ottimismo, senza dimenticare ovviamente le questioni delle quali stiamo parlando. Una destinazione turistica richiede una grande organizzazione, richiede formazione continua, servizi, migliorare l'accoglienza e poi anche la promozione costante su tutti i canali, perché prima facevamo riferimento anche alle regioni di provenienza degli ospiti, dei turisti che arrivano in Sila. Noi abbiamo un potenziale sparso in Italia e nel mondo, che sono le persone che amano questo tipo di territori, dove fare delle camminate, dove camminare anche d'inverno sulla neve con le ciaspole. Adesso ascolteremo anche Antonello Martino, che è un organizzatore appunto di eventi sulla Sila. Sì, grazie. A Denise Miglietti invece volevo chiedere, poi torniamo e vediamo e salutiamo insieme Antonello Martino. Denise, tu prima dicevi c'è questo, noi non siamo chiusi, no? Come Sila abbiamo esperienze e maturiamo esperienze anche all'estero, perché l'idea è far conoscere anche ciò che si produce in Sila fuori dai confini, perché non ci si chiude, perché per crescere c'è bisogno di avere dei contatti internazionali. Tra l'altro voi avete avuto molti riconoscimenti. Sì, il discorso proprio è quello di far conoscere quelle che sono le nostre peculiarità anche fuori dai nostri confini, e questo lo si può fare non chiudendosi, cioè Destinazione Sila è una dimostrazione di questo, perché fa in modo di mettere insieme le persone che partono anche dal basso, che hanno bisogno di essere guidate, di essere organizzate. Quindi penso che anche il fatto della chiusura del calabrese non sia un preconcetto, perché è la dimostrazione che se c'è un coordinamento, se c'è una guida, se ci si crede, se non si imbroglia, cioè siamo aperti a seguire delle cose che ci fanno crescere insieme, e noi abbiamo fatto questo da sempre, non ci siamo mai chiusi. Ringraziamo le tante bellissime persone, perché abbiamo la clientela più bella che si possa immaginare, che ci hanno sempre sostenuto, hanno creduto in noi, sono sempre arrivati. Per cui questa è una dimostrazione che è, con un'apertura mentale, con un coordinamento formato, si può raggiungere degli obiettivi che si pensavano inarrivabili. Assolutamente d'accordo, no agli stereotipi, no ai cliché, no ai pregiudizi. Antonello Martino, ti vediamo, benvenuto innanzitutto. Ciao. Prima di parlare con te però vogliamo far vedere che cos'è Cammina Sila. Luca Chito, vediamo insieme queste immagini. davvero uno spettacolo. Allora, Antonello, com'è nata l'idea di Cammina Sila? Allora, è nata proprio da quello che abbiamo visto in questo breve video, no? Quello di far sì che in tanti possano conoscere il nostro bellissimo territorio in tutte le stagioni. Ora siamo nel periodo invernale, quindi organizziamo tante cose sulla neve. Ed è nato perché da anni abbiamo girovagato per la Sila, non solo trekking, ma in mountain bike, insomma giravamo lungo e largo la Sila con le attività outdoor senza aver bisogno di nessun mezzo in particolare. E gira oggi, gira domani, ci siamo resi conto che il nostro territorio è stupendo in qualsiasi stagione, non solo nel periodo invernale, ma in primavera, d'estate, in autunno. E da lì abbiamo iniziato a formarci, perché inizialmente siamo nati, abbiamo iniziato ad organizzare delle attività come Lega Ambiente, con la nostra associazione, coinvolgendo anche le altre associazioni sul territorio, quindi organizzando saltuariamente delle attività. Poi man mano abbiamo iniziato a formarci, a fare i corsi di guida ambientale escursionistica, siamo diventati guide ufficiali, guide di mountain bike. Grazie alla WISP anche abbiamo preso dei titoli come istruttori di sci di fondo per i nostri soci. E pian pianino comunque abbiamo cercato di puntare a far sì che questa bellissima attività potesse diventare la nostra attività lavorativa principale, utilizzando l'infrastruttura più grande che noi abbiamo, che è la natura. Poi il nostro territorio ha delle potenzialità enormi in tutte le stagioni, è a due passi anche dal mare, quindi anche durante le stagioni estive, lì dove abbiamo anche le persone che dal mare fanno un giro in Sila, li portiamo proprio a far conoscere le bellezze che il nostro territorio ci regala. Principalmente noi organizziamo chiaro tante escursioni, no? Dalla canoa, il trekking al tramonto, la mountain bike, organizziamo anche delle passeggiate a cavallo, insomma tutto ciò che ci consente di poter far ammirare la natura. Noi abbiamo deciso di organizzarlo e di promuovere il territorio, anche tutto ciò che ci sta intorno. Poi grazie alla collaborazione non solo con gli hotel, ma anche con tanti operatori del settore, abbiamo fatto sì che il nostro territorio possa avere davvero, possa essere un volano enorme dal punto di vista turistico, facendo sì che in tanti possano ammirare le bellezze del territorio non solo in una sola giornata, ma anche in più giorni. Insomma, avete avuto anche la capacità di trasformare quella che era una passione in lavoro, quindi di non lavorare mai. Si dice che chi, insomma, fa un lavoro che piace non lavora, no? Non ci piace lavorare, quindi tutto ciò quello che facciamo lo facciamo perché siamo spinti da questa grande amore per il territorio. Poi chiaro, è la passione che poi ci spinge ad andare avanti in qualsiasi momento. Certo, certo, anche perché le difficoltà ci saranno, si scherza. Ti volevo chiedere, le escursioni, insomma, sono molto richieste, quindi avete tante persone che chiedono di partecipare in ogni stagione dell'anno? Sì, noi ormai quest'anno è il 9° anno che organizziamo attività, negli ultimi 5 c'è proprio una crescita esponenziale anche della nostra montagna, perché ora la montagna, la Sila in particolare, il nostro immenso territorio vede la presenza di tante persone che salgono in Sila proprio per cercare un'attività, per fare un'attività e godersi il territorio. Quindi diciamo di sì, noi già da quando siamo zona gialla quest'anno abbiamo iniziato ad organizzare le nostre escursioni, quindi raggiungiamo già inizi settimana il tutto esaurito, perché proprio la gente c'ha voglia, ormai sì ci conosce, ma c'ha voglia proprio di uscire, di svagare, di prendere aria, anche approfittare della neve del periodo, che poi fortunatamente in Sila non manca mai, proprio per rilassarsi e godersi appieno la natura. Questo lo stiamo notando, sì, c'è proprio una grande voglia di natura. di stare all'aria aperta. Un'ultima cosa e ti chiedo di essere veloce perché dobbiamo dare la parola alla pubblicità. I social, vedo molte delle vostre escursioni proprio postate, no? Su Facebook piuttosto che su Instagram con delle storie e su altri social. Quanto hanno contato per farvi conoscere? Per noi sono stati fondamentali, perché noi siamo partiti da zero anche senza avere nessuna risorsa economica e grazie, diciamo, ai social, perché noi dall'inizio, da subito abbiamo iniziato a rendicontare tutta la nostra attività attraverso i social, facendo proprio conoscere tutto ciò che facevamo e le bellezze del territorio. Per noi, diciamo, sono stati fondamentali dall'inizio, già da quando abbiamo iniziato 9 anni fa proprio ad organizzare questa attività, perché la gente poi tocca con mano la fotografia. Oggi i brevi video ti vanno, noi siamo molto così, li facciamo di primo acchito, facciamo le dirette, facciamo vedere proprio la realtà delle attività e del momento in cui viviamo in quella precisa giornata. Sì, sono stati fondamentali. Grazie per essere stato con noi e chiaramente invitiamo chi ci segue a fare queste belle esperienze. Grazie ad Antonello Martino, grazie a Denise Miglietti. Ci fermiamo per la pubblicità, poi l'ultima parte di Focus Attualità con altri ospiti per guardare davvero in maniera diversa e con la meraviglia, con stupore, all'altopiano che conosciamo poco. Restate con noi. Terza e ultima parte di Focus Attualità, continuiamo a conoscere questa splendida Sila attraverso le voci degli operatori, di chi ha deciso di vivere e lavorare sull'altopiano. Rimasto con noi il presidente di Destinazione Sila, Daniele Donnici. Grazie per la pazienza, per tutta quest'ora e mezza che oggi insomma, le abbiamo rubato dal lavoro. Grazie per essere con noi ad Antonella Tarsitano. Lei è presidente di Confcommercio Sila Grande, vicepresidente di Destinazione Sila, e lei è un'imprenditrice perché praticamente gestisce l'hotel Park 108 a Lorica, credo che sia proprio di sua proprietà. Grazie a Vincenzo Abruzzese, anche lui un imprenditore, l'agriturismo e bio Sila, tra l'altro vicepresidente Coldiretti Cosenza. A tutti e tre voglio fare una domanda, però insomma chiaramente le risposte sono singole. Daniele Donnici, ricominciamo da lei. Spesso si dice, è un ritornello, anzi noi ne parliamo spesso perché le istituzioni su questo punto battono molto, ed è quello delle infrastrutture. La Sila è lontana, la Sila non è collegata bene, per arrivare in Sila insomma è complicato. La domanda è intanto è vera questa cosa, e poi ci sono dei piani per eventualmente rendere più facile l'accesso in Sila? È vero o è un falso problema questo delle infrastrutture? È un problema tra gli altri, non è sicuramente un problema abnorme che possa precludere in qualche modo la possibilità di fare turismo. Quindi noi siamo convinti che intanto soprattutto la parte privata, gli operatori hanno il dovere comunque di essere proattivi anche e soprattutto in questa situazione di emergenza e poi anche interloquire in modo unitario e organico anche con le istituzioni per quello che è un po' anche la programmazione strategica anche dal punto di vista strutturale, e in questo credo che anche l'iniziativa posta in essere da Destinazione Sila sia un valore aggiunto. Noi è da circa un anno che abbiamo avuto un'interlocuzione anche con l'amministrazione regionale in modalità unitaria e in modalità coordinata, e questo è stato anche migliorato, diciamo, l'interlocuzione. Perché sono piani diversi, c'è sicuramente un livello locale che è più attento alle questioni appunto relative all'organizzazione e ai servizi, poi c'è un piano più infrastrutturale che è è sicuramente nelle mani di quelle che sono le istituzioni sovracomunali, regionali e nazionali, ma in questo è importante che ci sia sempre questa forma anche di confronto e di collaborazione. E noi dobbiamo dire che abbiamo registrato un'attenzione particolare da parte della Giunta regionale, in particolare dell'attuale assessorato al turismo, che più volte è stato presente su questi territori, e voglio anche aggiungere che durante la crisi che stiamo vivendo non ha fatto mancare nemmeno tutta una serie di aiuti e di interventi nei confronti di questo comparto. Certo, non hanno potuto raggiungere tutte, anche perché il tema dei ristori è un tema di competenza nazionale, però noi abbiamo sentito questa vicinanza. Quindi rispetto alle infrastrutture, sicuramente in una prospettiva di medio e lungo periodo c'è tanto che si può fare e si può migliorare. Noi ci auguriamo che queste infrastrutture possano essere fatte in modo concertato e coordinato anche con chi sul territorio ci vive e ci lavora. Antonella Tarsitano, insomma, un sistema di trasporti che non è adeguato per le esigenze, no, di turisti, ma anche di pendolari di quel territorio, penalizza le attività silane? Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per questo meraviglioso appuntamento. Allora, il problema della logistica è un problema importantissimo in relazione al turismo, ma può essere, in una logica di esperienza e di motivazione, anche ridimensionato. Cioè non vuol dire che la logistica non sia importante, ma spesso il viaggiatore, nel nostro caso che andiamo ad essere una destinazione turistica, è spinto fortemente dalla motivazione al viaggio. E quando la motivazione al viaggio è forte, si raggiungono posti ovunque essi siano e con qualsiasi tipo di collegamento. Ognuno di noi avrà fatto, in gioventù magari soprattutto, dei viaggi avventurosi dei quali non ricordiamo il mezzo di trasporto, come siamo arrivati alla destinazione, perché la motivazione del nostro viaggio, l'attesa dell'esperienza era forte. Quindi è sicuramente un problema di fondamentale importanza, che tra l'altro è già stato inserito nel piano nazionale, nel nuovo piano nazionale parliamo quindi dell'alta velocità in Calabria. Ci sono già una serie di interventi che per fortuna sono stati programmati e che certamente ci aiuteranno ad essere raggiungibili. Però le nostre località non sono così difficili da raggiungere come altre località turistiche, altre montagne molto più isolate, mi lasci dire, rispetto alla nostra. Chiunque abbia fatto una settimana bianca in Trentino, ad Ortisea, Selva di Val Gardena, sa che la raggiungibilità di quelle località non è più facile che venire in Sila. Noi ricordiamoci, siamo collegati con una superstrada, la 107. Certo, bisogna aver cura delle proprie infrastrutture, è importante, ma io non penso che sia il problema principale, perché ripeto, noi parliamo di destinazioni turistiche, quindi parliamo di motivazione al viaggio, parliamo di esperienza. Quindi è importante certamente la parte delle infrastrutture, però secondo me non è fondamentale. E ce ne siamo accorti proprio, ce lo raccontano i viaggiatori. Noi spesso diciamo, noi operatori nel turismo, diciamo che le nostre infrastrutture non sono buone. Io le assicuro che ospitando delle persone anche del nord Italia ci facevano notare che in realtà non è stato così difficile raggiungerci rispetto ad altre località. Quindi forse ogni tanto bisogna cercare anche di vedere in maniera diversa quello che abbiamo. Vincenzo Abruzzese concorda con Antonella Tarsitano? Allora, innanzitutto grazie dell'invito e di questa magnifica opportunità, saluto i miei amici e colleghi, concordo pienamente con Antonella. Noi il gap infrastrutturale sicuramente è notevole, però i punti di debolezza e i punti di criticità per tutto l'altopiano silano devono diventare opportunità. In questi mesi abbiamo avuto modo di toccare con mano quello che ha detto Antonella, nel senso, noi dopo mesi di pandemia e soprattutto di confronto e di sinergia che abbiamo creato tra operatori, istituzioni e quant'altro, noi nei mesi estivi siamo stati invasi da gente che è arrivata da tutte le parti d'Italia e non abbiamo fatto mancare nulla, e soprattutto quello su cui dobbiamo migliorare ed è l'impegno di tutto, creare le sinergie giuste, e soprattutto noi dobbiamo essere da stimolo alla politica che guarda verso i recovery plan, e chi meglio della Sila e della sostenibilità, che noi siamo i precursori e siamo soprattutto i custodi del territorio, non possiamo migliorare questi servizi e questa attrattività che ci contraddistingue e deve essere il nostro punto di forza predominante. Le istituzioni vanno stimolate e sollecitate, è il momento della responsabilità, abbiamo sofferto, soffriamo, ma dobbiamo contribuire tutti insieme a migliorare la nostra terra, la nostra Calabria, le nostre radici, le nostre tradizioni, che devono essere i punti di forza predominante per ripartire e ripartire insieme. Grazie. Antonella Tarsitano, abbiamo detto di questa... di Lorica, no? Lei ha contatto anche con molti visitatori all'Hotel Park. Ecco, la perla della Sila, vista con gli occhi di chi arriva. E poi l'altra cosa che le chiedo, che cosa manca? Cosa potrebbe migliorarla, sempre accogliendo le richieste dei visitatori? Ultima cosa, i ristori del governo e i ristori anche regionali, perché abbiamo visto sono stati due livelli diversi, sono stati per voi un aiuto, perché molti dicono insomma non ci sono arrivati, non ci sono serviti, le perdite sono state così enormi da insomma, questi piccoli ristori, solo una goccia d'acqua nel mare. È stato così anche per voi? Allora, cerco di risponderle in ordine per come mi ha posto le domande. È vero, quest'estate noi abbiamo avuto questa fortuna perché proprio in seguito alla pandemia c'è stata una grossissima riscoperta, soprattutto delle aree interne e di quella che viene definita l'Italia minore. Minore non perché meno bella o meno ricca, ma perché non aveva mai intercettato i grossi flussi turistici, quindi era fuori da quelle che erano le rotte di massa del turismo italiano. E molte località, molti territori erano pronti ad accogliere questi inaspettati flussi, anche un target diverso da quello a cui eravamo abituati, un target medio-alto che spesso era, diciamo, abituato ad andare in destinazioni più lontane, anche fuori Italia, e che invece è dovuto, diciamo, si è riversato nelle località di prossimità. Altre località non erano pronte. La differenza è stata proprio nel tipo di organizzazione. Nel nostro caso abbiamo avuto la fortuna di far parte di una rete, quale Destinazione Sila, una rete di imprese che lavora ormai dal 2017 e che quindi in qualche modo, anche in modo, ovviamente non ci aspettavamo né la pandemia né quello che sarebbe accaduto dopo, ma in qualche modo ha reso il nostro territorio più pronto ad accogliere i turisti, e quindi la risposta eccezionale di chi per la prima volta ha visitato il nostro territorio è stata positivissima, forse più di quanto ci aspettavamo, perché diciamo, i primi critici, questo lo dobbiamo dire, dei nostri territori e le nostre bellezze, spesso anche, mi lasci usare una parola che non amo, ma è così oggettivamente, i primi detrattori del nostro territorio siamo proprio noi calabresi, e questo è il primo passaggio secondo me importante anche di mentalità che deve essere fatto. Cioè, dobbiamo iniziare a guardare i nostri territori con gli occhi stupiti dei turisti che sono venuti da Verona, da Roma, da Bologna, e che si sono trovati un territorio inaspettato, forse perché spesso non riusciamo a comunicare bene, su questo dobbiamo lavorare, quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, del nostro prodotto. Noi abbiamo una montagna diversa, quindi più che rincorrere la concorrenza e di cercare di fare concorrenza, come è avvenuto anche negli anni 70, negli anni 80, a quella che è la montagna del nord, dobbiamo cercare di lavorare su quelle che sono le nostre tipicità. Noi abbiamo una montagna dolce, un altopiano che arriva appunto quasi di 2000 metri, però è comunque una montagna accessibile che consente alcune attività in serenità, quindi a un turismo naturalistico per esempio per le famiglie, consente di poter stare in un luogo incontaminato, dove la sicurezza e il distanziamento sociale, che tanto in questo momento sono essenziali per la ripartenza del turismo, sono garantiti naturalmente. Quindi dovremmo iniziare probabilmente a concentrarci sui lati positivi del nostro territorio, e le dico che il feedback da parte di questi clienti, che non erano mai stati sul nostro territorio, sono stati positivi e ci hanno incoraggiato a continuare il lavoro insieme, il lavoro di rete, perché poi è importante che la località sia comunque pronta, sia preparata. Certo, e questa è una cosa importante. Rispetto ai ristori, velocissimamente, perché se no sì, non faccio in tempo a sentire Vincenzo. Rispetto ai ristori, guardi, effettivamente le perdite sono state ingenti, però ci sono stati anche gli interventi. A livello regionale gli interventi sono stati importanti, quindi io penso che insomma, il nostro sistema si possa ritenere soddisfatto. A livello nazionale si poteva fare certamente di più, ma non solo come fondo perduto, speriamo che investano per ristrutturare quello che è il patrimonio anche immobiliare e alberghiero, per la digitalizzazione, per temi importanti. È un momento di stop dal quale però si può uscire più forti. Assolutamente, assolutamente sì. Vincenzo Abruzzese, quanta attenzione c'è sui prodotti bio e di qualità? Perché voi poi avete fatto anche una scelta molto particolare e molto di nicchia, no? È una scommessa vera? Grazie, noi siamo stati pionieri in Calabria, siamo un'azienda zootecnica certificata da quasi 30 anni ed è stato il nostro punto di forza, perché essendo nel cuore del Parco Nazionale della Sila, la sostenibilità, l'ambiente che ci circonda, la salubrità e la genuinità dei nostri prodotti deve essere il trend, il trend è un punto di forza importante. E durante la pandemia e soprattutto in questa fase c'è una ricerca non solo del prodotto bio, ma di un prodotto made in Italy. Perché questo? Perché la gente ha riscoperto attraverso i consumi e attraverso la salubrità dei prodotti un mix vincente di territorialità. Perché sa benissimo che se più compra il prodotto tracciato ed etichettato, e più fa bene all'ambiente e alla sostenibilità attraverso il chilometro zero e la filiera corta. E poi noi abbiamo un'eccellenza di cui vantarsi, siamo la regione con la superficie con più prodotti biologici a livello nazionale. Siamo la regione che abbiamo il disciplinare che possiamo utilizzare e vantarci sul bollino del glifosato zero. E poi naturalmente nell'altopiano silano, facendo rete e quant'altro, abbiamo un'eccellenza che sta attraverso la rete, il consorzio della patata silana sta veicolando in questi ultimi mesi un trend di crescita forte, se consideriamo che la pandemia e l'agricoltura ha subito un trend della crisi di segni soprattutto meno, invece la patata silana registra segni più, e questo ci deve inorgogliere e ci deve sempre di più collaborare e cooperare insieme, e questi sono i punti di forza su cui noi dobbiamo puntare, soprattutto attraverso il racconto del cibo, delle nostre peculiarità, delle nostre tradizioni, ed è quello che a noi ci deve spingere a far parlare, toglierci questa macchia di negatività della nostra terra, perché anche noi soprattutto parliamo di negatività che ci sono evidenti, però nella nostra carta ci sono eccellenze, positività, giovani che hanno investito soprattutto in agricoltura e nel settore turistico e soprattutto nella Sila. Si parla di spopolamento, è vero, ma noi siamo un esempio calzante che in Calabria si può fare impresa, con mille difficoltà sicuramente, però è meglio tornare a investire, perché non si dà solo lustra al territorio, ma si dà soprattutto lustra a un'economia circolare che ci deve da sempre di più contraddistinguere. E nelle nostre strutture continueremo sempre più a utilizzare e a promuovere il Made in Calabria, perché come ho già detto prima facciamo bene anche all'ambiente e alla sostenibilità. Assolutamente, tra l'altro hai sottolineato bene questa nuova attenzione, questa nuova cultura verso il cibo e la tracciabilità, no? Dei cibi che devono essere sani. Daniele Donnici, chiudiamo con te questa trasmissione. Abbiamo visto l'orgoglio delle aziende che sono nate e cresciute in Sila, di questa Sila che, come dire, rilancia, ecco, mettiamola così, rilancia in tempo di pandemia. Forse è proprio il carattere non forte, così ce lo immaginiamo, degli uomini di montagna che dinanzi a, intanto che sono come dire, abituati alle avversità e quindi non hanno paura delle avversità e superano le prove. Però Destinazione Sila quali obiettivi ha nell'immediato? L'obiettivo di continuare ad essere un punto di riferimento per questo territorio dal punto di vista del turismo. Abbiamo visto che entrano in gioco tanti fattori, tanti elementi, c'è l'agricoltura, ci sono i trasporti, ci sono i servizi comunque primari, occorre necessariamente un forte coordinamento fra tutti questi attori in modo da far conoscere questo territorio nella sua unicità, nelle sue bellezze, e tutto questo l'obiettivo più importante forse è quello di farlo insieme a tutti gli operatori, a tutte le comunità locali, anche ai residenti, perché poi è un percorso che deve riguardare tutti, che riguarda l'identità e l'orgoglio di appartenere a questo splendido territorio. E spesso abbiamo visto che alcuni all'inizio erano un po' diffidenti, poi man mano hanno capito che stare insieme poteva comunque rappresentare un vantaggio anche per le singole attività, e questo soprattutto in un momento di pandemia si è rivelato di straordinaria importanza. Continuiamo quindi un percorso che vede da una parte un orientamento costante al miglioramento dei servizi e della qualità, sempre all'insegna della sostenibilità, perché vogliamo contraddistinguerci sempre per essere una destinazione turistica sostenibile, attenta all'ambiente, che guarda al futuro. Assolutamente, ci dobbiamo fermare, lo so che parlare di Sila potremmo restare per altre ore, per altri giorni, non è detto che non ritorneremo a vedere come vanno le cose. Grazie per essere stati con noi, grazie a Daniele Donnici, ad Antonella Tarsitano, a Vincenzo Abruzzese. Vi lasciamo con queste splendide immagini della Sila, le abbiamo volutamente deciso di trarle da Destinazione Sila, quindi ve le facciamo vedere. Grazie a Luca Chito in regia, a voi per averci seguito, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo.